Arrivo ora da fare la spesa, infatti si vede come sono sconvolta. Sono andata alla Lidl per rifornire la dispensa per la colazione e la merenda dei ragazzi. Ho approfittato per prendere giusto due cose. Possono servire anche a me come salvacena e vi faccio vedere la spesa. Se mi vedete a mezzo busto è perché nel frattempo filo i prodotti dalla busta. Ho comprato un ananas che era in offerta, 1,31 euro perché costava 1,19 al chilo. Ho comprato anche questa busta di spinaci da 500 grammi a 1,89 euro. L'origine è italiana, mi trovo molto bene, gli do una sciacquata e li sbatto in padella, e sono eccezionali. Due polpettine vegetali, una confezione da 200 grammi è con il grano saraceno e l'altra è con i ceci, altri 200 grammi come salvacena, perché no? Molto utili per quando non si ha voglia di cucinare la sera e si sbatte nel microonde o in padella. Sono pronte in 4 minuti. Il prezzo, non mi ricordo se ve l'ho detto, 1,69 alla confezione. Poi per i bambini, diciamo così, per il mio piccolo Filippo, prendo sempre questo yogurt con i confetti di cioccolato, questi colorati. Ne ho prese tre confezioni da 65 centesimi e quindi le ho pagate 1,95 1 2 3 e sbatto in frigo. Che ormai sta esplodendo. Ho comprato questi bocconcini di mozzarella di bufala campana DOP, sono 500 grammi e costano 4,79, ideali per le insalate, anche queste quando non si ha voglia di cucinare e fare appunto un'insalatona salvacena con pomodori, mais e quant'altro. Ho comprato anche la feta greca DOP a 1,49 euro. C'erano anche questi sigari affumicati a 1,49 euro, sigari affumicati di scamorza al naturale, anche questi per un aperitivo, un salvacena, mi sembrava un'idea carina. Li ho presi, li metto in frigo. Poi ho preso un netto di mix orientale già lavato, lattughino verde, bietolina rossa, lattughino rosso, costa 89 centesimi per il mio pranzo veloce di oggi, che abbinerò a questa cotoletta di tacchino, che vi dico subito 1,99 perché vi dico sono le 2:30, mi faccio questa veloce e poi devo ripartire. Ho comprato anche la fesa di tacchino a fette, due confezioni, questa e questa, sono praticamente 450 grammi, quindi 900 per 7,50. Sì, costava 3 euro qualcosa, però essendo noi in, mi metto un po' così perché sennò mi sembra sempre di parlare al vento. Dicevo, essendo noi in 5 me ne servono comunque due porzioni ogni volta, e quindi con questa
mi viene fuori una cena, magari fette di tacchino infarinate e cotte nel succo di limone sono buonissime da abbinare agli spinaci, che almeno anche il limone sgrassa quel senso ferroso che rimane all'interno del palato con lo spinaccio. Poi sempre ho preso le fettine di lonza di suino, che sono 7, 250 grammi, queste sono le sottilissime e costano 2,79, sempre da fare insieme a queste che sono invece fettine di lonza di suino, che schifo, ho fatto già il sangue, non mi piace, sono 4 etti che costano 3,39, idem come sopra, essendo noi in 5 ne devo comprare 2 confezioni. Poi ho preso i cereali pan di stelle a 1,99 euro. Lo zucchero io mi ci trovo molto bene perché costa 65 centesimi. Eccolo qua, un chilo di zucchero 65 centesimi, anche questo, anche Lidl per lo zucchero è forse il più conveniente. I fiocchi di frumento con pezzetti di cioccolato, i miei figli ne vanno matti sia a colazione che a merenda, 1,99 euro. E invece per noi adulti ho preso questo crunchy muesli croccante alla frutta, sono 600 grammi e l'ho pagato 1,89 euro, molto buono perché ci sono i pezzettini di frutta, mela, cocco, banana, frutta disidratata, nello yogurt intero o magro a scelta, io preferisco sempre quello intero. È ottimo, potete aggiungere anche della frutta fresca come mirtilli, lamponi oppure fragole, visto che siamo in stagione. Reparto merenda, ho preso le yo-yo Motta, e questo mio figlio praticamente ne va pazzo, a 1,49 euro, e le pavesi Ringo alla vaniglia negli stick monoconfezione, le monoconfezioni da portare a scuola nell'ora di merenda sono 6, le ho pagate 1,59 euro, le yo-yo 1,49 euro, invece i Ringo 1,59 euro. Poi, sempre per i ragazzi, i simil pangoccioli che costano 1,65 euro. Inoltre compro per... no, è capito di tutto, nel frattempo. Compro per la colazione del weekend, del sabato mattina o della domenica mattina, questi waffle freschi, che scaldo leggermente in padella con una spolverata di zucchero vanigliato, oppure lo condisco poi con un po' di sciroppo d'acero oppure anche con la marmellata, semplicemente sono buonissimi, sono mi sembra 12 al prezzo, sì, di 1,29. Finisco con i simil gocciole, che sono altrettanto buoni ma costano la metà, e le ho pagati 1,79 per un chilo di prodotto, no, per 700 grammi di prodotto senza olio di palma. Mi ci trovo sempre bene, almeno ai ragazzi piacciono, non sono le gocciole ovviamente, però ci si può accontentare, non si può andare in rovina con una famiglia di 5 a comprare i pavesi quotidianamente. Finisco con il succo, finisco il discorso colazione con il succo e polpa di albicocca con 40%
di frutta. Un litro costa, sì, scusate, 89 centesimi, un litro di succo, anche questo è buono, noi ci troviamo bene ed è più conveniente che altrove. Ho preso due di questi preparati per chili con carne, è un preparato disidratato, ero curiosa, di solito le faccio io, però costavano 99 centesimi e ne ho prese due confezioni. Ho preso anche due confezioni di questa, sono un chilo sempre di chili con carne. Facevo anch'io in passato, però adesso mancando un po' di tempo, insomma, non moriremo, ecco, se una volta mangeremo dei prodotti già pronti. 1,99. Invece questi peperoni western, che è una peperonata piccante, pensando, dicevo, alle grigliate in giardino da spalmare su delle fettine sottili di baguette come bruschettine di antipasto, potevano essere, insomma, mi è venuta questa idea qui di abbinarla alle bruschette come antipasto per una grigliata, 1,29 euro. Ho preso anche una confezione di acqua minerale Eva, che adesso vi faccio vedere, 2,22 per 6 pezzi, costa praticamente 37 centesimi alla bottiglia. Mi ci trovo benissimo perché è leggera, cioè ha pochissimo calcio, è la cosa che a me interessa di più perché troppo residuo di calcio provoca calcoli renali, quindi no. Eccola qua, ha un residuo fisso di 48 mg al litro, è molto buona e la continuo a comprare sempre. Per quanto riguarda il discorso grigliate, insalate, ho preso anche questo barattolone che prendo sempre, da quasi 500 g di olive denocciolate che costano 2,69 euro. Reparto saponi, ho preso invece i dischetti struccanti, sono 140 pezzi per 99 centesimi, e il sapone, sempre questo della Sien, al profumo di mandorla, sapone liquido cremoso per mani, mi ci trovo benissimo. Poi il barattolo spesso lo riutilizzo perché ricarico con le varie ricariche che vende lo stesso il... Poi ho comprato tre spazzole, queste della linea The Sweet Secret of Paris di Paris Hilton. Ho preso questa piccola rotonda per attorcigliare la ciocca. Sono tutte logate Paris Hilton, dov'è? Eccola qua, Paris Hilton, 2,99, bello, sia il manico semi gommato nero con l'inserto, questo oro rosa Paris Hilton, così. Quest'altra, guardate, oh, questa che mi interessava, ce n'era anche un'altra bella grande, proprio rettangolare, questa è ovale, un'altra rettangolare bellissima, sì, devo dire che sono molto districanti e liscianti, se riesco a ripassarci in questi giorni prenderò anche l'altra, 2,99 euro, sono anche molto belle. Per la spesa che ho fatto, che si aggira intorno ai 71,72 euro per l'esattezza, mi hanno dato 4, sì, esattamente 4 stickers che adesso darò a Filippo. Filo, vieni un attimo. Guarda un po' cosa mi hanno dato. Ciao, ciao, vai, gira. Con questo vi saluto, vi abbraccio, vi bacio e vi invito a iscrivervi, a cliccare mi piace e a ritornare in mia compagnia
al prossimo video. Ciao ciao!